nel post-Covid molti ospedali saranno penalizzati, Presidente, oppure bisogna lavorare, soprattutto con l'aiuto dei PNRR, a rafforzarli e fare in modo che questa criticità che abbiamo avuto nel Covid, ecco, possa essere superata. No, noi dobbiamo rafforzare gli ospedali nel post-Covid, dobbiamo rafforzarli per vari motivi, sia perché ci sono delle risorse oggi da destinare anche al comparto della sanità e che quindi noi abbiamo l'opportunità di poter utilizzare, programmare e pianificare, ma sia perché abbiamo evidenziato con il Covid tante criticità, come dicevamo in precedenza. Quindi quelle criticità devono oggi essere alla base di una ripartenza, ma alla base anche di una programmazione e pianificazione che nella sanità trova il momento più importante. Oggi penso, per esempio, questo è il mese, ottobre è il mese della prevenzione, quindi io penso a tutto quello che è il comparto della prevenzione che si è fermata durante il Covid. Io dico sempre questo dato, sono stato probabilmente tra i primi a lanciare l'allarme che purtroppo Vero. il Covid ha determinato il ritardo di alcune diagnosi e quando il ritardo di quelle diagnosi riguarda patologie tumorali, quel ritardo di diagnosi comporta un aumento della mortalità, cosa che purtroppo è avvenuta e ancora oggi stiamo pagando il prezzo di quei ritardi e stiamo pagando il prezzo di quella situazione che si è fermata durante il Covid nelle nostre strutture sanitarie. Ecco perché dico, dobbiamo rimettere in campo quanto prima la prevenzione, che in Campania aveva raggiunto anche dei buoni livelli, ma adesso bisogna spingere molto per far ritornare la gente a fare quei controlli, quegli screening che sono necessari. Perché io lo dico con convinzione, ma soprattutto con un approccio scientifico. Guardate, dal tumore si guarisce, però la condizione per guarire dal tumore è quello di fare una diagnosi precoce e per fare diagnosi precoce bisogna mettere in campo attività di screening, attività di prevenzione, attività di controllo da parte delle autorità sanitarie, ma ovviamente nei nostri territori. E questo dobbiamo riprendere e riprendere soprattutto questo tipo di attività. E mai come in questo momento, proprio ottobre, mese della prevenzione, possiamo dire che in Campania ripartono gli screening. Noi stiamo facendo ripartire un po' in tutte le ASL tutti gli screening per le patologie, ovviamente quelle soprattutto con il maggior numero di incidenza, stanno ripartendo e questo è un auspicio importante di quella ripresa post-Covid che deve oggi rendere protagonista una sanità efficiente, capace da partire dalla prevenzione e a continuare con le terapie e con le cure, di essere capace di intervenire sui territori. Io mi indigno molto quando vedo delle famiglie che devono fare centinaia di chilometri per fare delle terapie, per fare una chimioterapia o per fare delle radioterapie. È profondamente ingiusto perché molte famiglie che quelle spese non se le possono permettere rischiano di non farle le terapie e rischiano di inficiare quindi la propria salute e rischiano quindi di determinare una condizione drammatica per la propria salute. Ecco perché noi oggi abbiamo il dovere di programmare sulla base dei bisogni dei territori, ma sulla base anche delle situazioni che oggettivamente c'è su territori come i nostri, molto estesi, dove non ci sono luoghi chiaramente particolarmente agglomerati urbani, particolarmente popolosi, ma ovviamente abbiamo una rete distribuita sull'intero territorio e dobbiamo lavorare a potenziare quella rete e mettere in condizioni tutte le famiglie di poter accedere ai servizi sanitari. Ecco perché ci devono essere investimenti utili nella sanità. Quello che non ci possiamo più permettere è di fare scelte sbagliate, quello che non ci possiamo più permettere è di fare scelte che determinano spreco e non determinano servizi. Ecco perché oggi c'è un profilo di grande responsabilità. Quando io sento parlare di alcuni tipi di intervento che già sappiamo che sono stati dei modelli fallimentari in altri territori, noi abbiamo il dovere di non replicarli nella nostra regione, di non replicarli nei nostri territori, perché altrimenti commettiamo determiniamo un gravissimo danno a noi stessi innanzitutto, ma ovviamente determiniamo, ipotechiamo soprattutto il futuro di territori interi e il futuro dei nostri ragazzi.